Senti Raffaele, io ti volevo fare una domanda invece sulla tua carriera, perché io ti ho apprezzato tantissimo, tu hai affrontato il Pescara anche in Serie B, ricordiamo circa 120-130 presenze, Cittadella, 2 anni a Latina, poi sei stato a Terni e alla Spezia, eri considerato uno dei talenti emergenti come portiere. Lo scorso anno a Catanzaro, o meglio quest'anno, non ti hanno rinnovato il contratto, che cosa è successo? Perché? Cioè, meglio per il Pescara, naturalmente, che ti ha potuto prendere. No, c'erano problemi legati al contratto Ah, ecco. e volevano abbassare un po' gli ingaggi come tante squadre anche in Italia o in tutto, perché il periodo è quello che stiamo vivendo è un periodo difficile, quindi mi hanno proposto di abbassarmi l'ingaggio e con il procuratore abbiamo deciso di fare altre scelte. E magari piazze più importanti. Hai fatto benissimo perché io sono strafelice che tu sia arrivato a Pescara perché ti considero davvero un portiere top. Comunque una cosa è certa, 25. Oteri lo ha detto proprio a fine partita, nei primi 20 minuti delle difficoltà ci siamo abbassati, allungati, non possiamo fare un calcio di gestione, non è il calcio che ci appartiene, questo ha detto in sintesi il mister. Tu lo conosci bene, confermi? Sì, perché abbassarci non è nelle nostre corde. E noi dobbiamo attaccare, dobbiamo avere il pallino del gioco in mano, sono gli altri che si devono adattare a noi. Però in una partita ci sono anche gli avversari e come ti ho detto Certo. prima bisogna soffrire C'è un anche, non piccolo solo. dettaglio, ci sono anche gli avversari, come Sì. diceva un nostro caro amico. Già che c'è, vediamo se era rigore. No, no. Se era rigore lo davano, È stai andato in tranquillo. prescrizione, tanto è andato in prescrizione. Non era rigore? No, no, no. Non era rigore. Pure secondo me non era rigore, per la palla l'aveva già persa, era già uscita. Poi c'è stato Perché è il quel tuffo, contatto. cioè le gambe non puoi tagliartele, capito? Un mix di interventi di Raffaello Di Gennaro, soprattutto quando è stata questa partita Ternana o Ternana Latina, non ricordo, tu giocavi con la Ternana, eri un ex, questa è una parata strepitosa su Acostì, che ricorderai sicuramente. Niente male, Raffaele, a rivedere queste immagini. No, perché era anche il mio compagno cioè l'anno primo, L'anno credo. prima a Latina. Sì. Un'altra parata, sempre credo su Acostì? Sì, sempre lui. Che era un ottimo giocatore, non so che fine abbia fatto. Un ivoriano che poi ha giocato anche con la Juve Stabia. Era un bel esterno d'attacco, no? Sì, mi sa che è all'estero Ah, adesso, all'estero. qualche Serie A all'estero. Ecco, e questa è una grande parata su Gecko che giocava nel Brescia. Te la ricorderai pure tu, insomma, di Sì, testa. sì, sì. Questi sono tutti interventi compiuti quando sei stato a Catanzaro nelle ultime 2 stagioni. Tra l'altro sei stato anche molto sfortunato perché ricordo gennaio 2020 l'allenatore del Catanzaro era Grassadonia, era stato esonerato a Oteri, andaste a giocare a Teramo, ci fu uno scontro con Bombaggi, cross di Cancellotti, sei stato 90 giorni fermo più o meno, no? Sì, anche di più, sì. Anche di più, anche di più. Da gennaio ti sei ripreso il posto, il titolare credo che fosse Branduani nel Catanzaro. Sì, perché l'anno scorso era la stessa cosa che c'era quest'anno, capito? Mi Sì. hanno detto che dovevo andarmene via per Ah, avere uno ecco. stipendio, così. Poi io venivo da 6 mesi fermo e non riuscivo a trovare una squadra giusta per quello che era successo, capito? E Certo. quindi ho preferito rimanere lì e poi giocarmi le carte lì. Allora, tu vai per i 28 anni perché li compirai, se non vado errato, il 3 ottobre, sei un 93. Hai qualche rimpianto? È chiaro che per un portiere, insomma, un'età, sei ancora giovane. Hai qualche rimpianto? Perché tu vieni comunque dall'Inter, hai fatto anni importanti, sei stato anche inserito, se non vado errato, nella lista Champions nel 2018-2019, lì probabilmente hai perso un anno. Però hai qualche rimpianto? Hai vinto uno scudetto primavera? Sì, la Champions dei giovani, sempre con Stramaccioni. Sì, ho fatto 11 anni all'Inter, quindi sono stati anni belli. Però come dicevi tu, quell'anno in cui dopo Spezia io sono rimasto all'Inter a fare il terzo, mi ha un po' fermato, capito? Poi escono altri portieri, poi il portiere deve giocare. E quindi forse quell'anno lì
in cui non ho giocato, sono un po' uscito fuori dai radar, quindi sono dovuto andare, cioè ripartire da zero, quindi sono andato a Catanzaro e da lì è iniziata un'altra carriera. Puoi riconquistarti tutto a partire da quest'anno, certo, e te lo auguriamo. Sono qui apposta, sì. Grazie Raffaele, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi davvero. Grazie ancora a Raffaele Di Gennaro.